Bambini, ragazzi, adulti, nella mattinata di domenica sono tornati a sfidarsi in piazzale Pancrazi per il tradizionale Triathlon di Faenza, la gara organizzata come ogni anno per festeggiare una giornata di sport e per raccogliere fondi a favore delle associazioni del territorio. 7 le categorie previste, 5 i percorsi predisposti, a nuoto nella vasca all'aperto della piscina comunale, in bici fra via Operton, via Graziola e Celle, a piedi, di corsa, lungo la pista ciclopedonale attorno al parco Bucci. Dopo tanti anni, un'edizione nuova, non solo per il cambiamento di data anticipata di un mese, ma per via di diverse novità. È stato il primo anno in cui il triathlon è stato organizzato direttamente da Faenza Triathlon come società organizzatrice, sotto l'egida della FITRI, Federazione Triathlon, mentre in realtà fino all'anno scorso era organizzata da una società parallela, composta sempre da membri della FETRE, però comunque da una società parallela. E non era sotto l'egida della FITRI. Quindi diciamo che c'è stato cambiamento abbastanza fondamentale, non solo nella data ma anche proprio nella struttura della gara, per cui in realtà la gara è stata partecipata da molti più tesserati della federazione rispetto agli altri anni precedenti. I numeri totali sono stati 370, di cui 80 bambini. È andata abbastanza bene, insomma, in realtà i membri dell'organizzazione sono cambiati un po', non tanto perché è cambiata la società, ma proprio perché il consiglio del Faenza Triathlon stesso è cambiato e quindi insomma sono cambiati un po' gli attori dell'organizzazione, però diciamo che abbiamo fatto tesoro delle esperienze degli anni precedenti e quindi in realtà l'organizzazione è comunque rodata, per così dire. Quindi dal nostro punto di vista il bilancio è molto positivo, perché chiaramente cambiando data di solito si perdono gli iscritti. La gara di Faenza era partecipata per la maggior parte da atleti non tesserati, mentre quest'anno eravamo costretti ad accettare solo tesserati e quindi è stato, insomma, positivo come partecipazione, ci aspettavamo meno francamente. Ecco, si è cambiato un po' l'organizzazione, però si conferma l'idea di base di devolvere i fondi a favore di... Assolutamente sì, assolutamente sì, quella è rimasta costante, quindi in realtà adesso ovviamente questa settimana faremo i conteggi finali e sostanzialmente quello che si potrebbe chiamare utile della manifestazione in realtà verrebbe voluto completamente in beneficenza. Adesso dobbiamo ancora decidere decidere quanto, no, nel senso quanto lo scopriremo, decidere dove e a chi, questo invece lo decideremo, insomma. Però il principio ispiratore è lo stesso. Mi hai detto 80 bambini, una partecipazione molto alta, ho visto anche bambini provenienti da Rimini, da lontano, insomma. Sì, sì. Beh sì, allora in realtà la gara faceva parte per fortuna di un campionato, di un calendario regionale per i giovanissimi. Giovanissimi si intende dai 6 anni fino, sono 4 categorie giovanissimi, quindi in realtà 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fino a 13 anni, quindi dai 6 ai 13 anni. E questo un po' ha richiamato sostanzialmente, col fatto che eravamo, come dire, non avevamo rank a livello adulti, visto che era la prima edizione in federazione, non potevamo avere una gara che attribuisse punteggi, almeno abbiamo approfittato del fatto di avere invece, insomma, di far parte del calendario dei giovanissimi. Per cui sì, c'era gente da Piacenza, c'era gente, insomma, diciamo un po' da tutta la regione. Quindi la formula in futuro rimarrà questa, sostanzialmente? Sì, sì, direi di sì, nel senso che tutto sommato la data è andata bene, per cui allora ritornare alla data storica di fine agosto è praticamente impossibile, perché in realtà nel frattempo in federazione è stata programmata già negli ultimi 4-5 anni una gara simile a Fidenza in provincia di Parma, e quindi adesso non so se sia Parma o Piacenza, comunque sono su di là. E quindi abbiamo dovuto necessariamente scegliere una data alternativa. Tutto sommato avevamo dei dubbi, ma invece si è rivelata buona, insomma, non pensavamo di avere questa partecipazione alla fine di luglio. E quindi sì, la formula direi che si ripeterà, la data dovrebbe rimanere quella, a meno di sorprese, ma insomma, sostanzialmente dovrebbe rimanere quella, presumibilmente andremo avanti con il regionale giovanissimi. Il vantaggio sarà dal prossimo anno che la gara potrà invece attribuire punteggi rank anche agli adulti, per cui ci aspettiamo, insomma, di ripartire con un leggero aumento degli iscritti rispetto a quest'anno.